un calendario che viene presentato al comune di Urbania ed è il calendario Midor, che i telespettatori di Rossini TV conoscono benissimo perché lo stiamo seguendo fin dalla primissima edizione. Un calendario fotografico che ha una missione speciale, ce la faremo raccontare poi più tardi anche attraverso le nostre interviste, ma la anticipiamo. Qual è la missione? Quella di far conoscere sempre meglio il nostro territorio. È nato 3 anni fa partendo da Fermignano, poi l'anno scorso con Urbino e quest'anno con Urbania, perché Fermignano sede dell'azienda ovviamente. È nato tutto così per caso, valorizzando un territorio, e da lì mi è venuta l'idea di perché non valorizziamo tutta la nostra provincia. Ci viviamo, lavoriamo tutti i giorni, quindi è anche giusto dare qualcosa in cambio al territorio, non sempre solo prendere. È un progetto che ho sposato subito, sono molto felice chiaramente perché sono le mie due passioni, la fotografia e la politica, si incontrano, perché è davvero una grande pubblicità per il nostro territorio, e abbiamo cercato infatti fotograficamente di riportare tutti i momenti importanti e i luoghi importanti della nostra città. Quindi per esempio cominciamo chiaramente con la festa della Befana, che è la festa nazionale e quindi caratterizza Urbania, per poi continuare con i luoghi più belli di Urbania. Valorizzare questo nostro territorio, perché manca da parte di tutti un pochino, dal mio punto di vista, l'aiuto e il sostegno morale, e di smettere di dire che da noi manca tutto, perché in effetti è vero, rispetto alle grandi metropoli c'è qualcosa che manca. Però se facciamo un conto da ragionieri, nelle grandi metropoli, prima di tutto per spostarsi ci vuole un'ora per fare pochi chilometri. Noi qui con un'ora arriviamo al mare e siamo beati tranquilli, ma con un'ora arriviamo anche nelle nostre colline, nelle nostre montagne, fino a Montenerone. Qui a Urbania c'è Montiego, meraviglioso, ci sono oltre 50 tipi di orchidee da valorizzare e apprezzarle di più. Ma poi città di Urbania è un'opera d'arte, città murata, c'è tanto, anche le città murate vanno, secondo me, narrate, raccontate molto di più. E quindi questo è il messaggio che ci terremmo ed è il motivo del nostro calendario. Beh, è un'iniziativa da parte di un'azienda del nostro territorio molto bella, che chiaramente ha l'intento di far conoscere questo territorio, che è bellissimo, il territorio della nostra valle, dell'Alto Metauro, insomma è un territorio, ma tutto l'entroterra è gradevole, con queste colline morbide, un paesaggio ambientale bellissimo, con questi centri, borghi storici, insomma, che hanno una qualità e una bellezza uniche.